Ciao, sono Paolo Zanol e questo è il terzo video della serie Tony Guida. Nel primo video della serie abbiamo visto come riconoscere questi gradi all'interno dell'accordo in diverse progressioni e nel secondo abbiamo visto come sfruttare queste risorse per l'accompagnamento. E oggi vediamo un aspetto interessantissimo che è l'improvvisazione. I toni guida danno molta stabilità a un fraseggio melodico durante l'improvvisazione. Molte frasi del linguaggio jazz, per esempio, utilizzano i toni guida come punti di arrivo per ancorare bene le armonie in cui il solista si sta appoggiando. Per esempio, delle frasi molto tipiche del linguaggio jazz, questa qua, per esempio. Questa è una frase di tipo 2-5-1, l'ho fatta in Do maggiore, dove la prima nota di ogni battuta, di ogni accordo, è appoggiata dai toni guida, cioè, ovvero, la frase entra nell'accordo attraverso i toni guida. Vediamo quali sono. Per esempio, in Re minore, sul primo tempo, arriva alla terza minore, poi va avanti. Anche in Sol maggiore entra nell'accordo attraverso la sua terza, che anche questo è un tono guida, sempre tramite un cromatismo, no? Qui prima. Anche qua un cromatismo di tipo ascendente, il primo è discendente. Poi un arpeggio. E anche qua entra in Do maggiore attraverso la terza. Tutti e tre gli accordi sono approcciati dalla frase attraverso i toni guida, no? In questo caso la terza. Lo rifaccio. Adesso ho accentato, forzato un po' la mano su questi gradi, no? Ok? Quindi un primo approccio a un brano, potrebbe essere, improvvisare utilizzando solo le note guide e si può fare solo con loro e man mano utilizzare degli approcci cromatici. E degli avvicinamenti cromatici un po' più complessi. Per esempio, stavamo vedendo Manhã de Carnaval, il brano di prima, facciamo in La minore. No, quindi i toni guida sono qua. Sono questi. Lo facciamo solo la prima parte per dare l'esempio. Per esempio, cominciamo con solo i toni guida. Anche utilizzando dei piccoli cromatismi, no? Per esempio quando arrivo a Si semidiminuito Sol settimo, ho fatto a un certo punto, sono arrivato al tono guida attraverso un avvicinamento cromatico, ma non solo, posso anche fare con avvicinamenti diatonici, per esempio. No? Qui io ho un La minore, quando faccio il Mi settimo.
arrivo a questa nota che è un tono guida attraverso la nota dietro più vicina, diatonica, e la nota più vicina sopra, no? Si può anche utilizzare questa risorsa in modo misto, dei doppi avvicinamenti, per esempio. Ci sono molte possibilità per questa, per questo genere di approccio, e necessita degli studi. Per esempio, io mi metto a fare il 2-5 di primo, no? Questo va fatto su ogni progressione, perché così io ho una idea, dei pilastri armonici molto chiari anche dal punto di vista melodico. Questa è una risorsa che vale per tutti i musicisti, quindi anche per il chitarrista che vuole improvvisare melodicamente, ma non solo, anche armonicamente, per esempio scegliendo i propri accordi e trovando delle sostituzioni, ma che siano ancorate armonicamente e ancorate attraverso i toni guida. Un altro aspetto interessante dell'improvvisazione è il controcanto melodico che si fa quando c'è un tema. Per esempio, se io sto facendo sempre lo stesso brano, no? Questo è un controcanto che tiene presente le note guida. Questa è la settima di Si semidiminuito, questa è la terza. E tra l'altro il tema è pieno di riferimenti a questo, no? E sappiamo che un'improvvisazione può tenere molto conto del tema, un'improvvisazione tematica, no? Per esempio, questo brano comincia già nel tempo forte con una nota del tono guida. Poi anche qua un tono guida, anche qua tono guida, tono guida, questa, tono guida, tono guida. Beh, avete capito, no? I toni guida c'hanno un senso melodico fortissimo e quindi vanno sfruttate anche per questi controcanti. Però torniamo all'esempio di prima. Un altro esempio di controcanto molto poggiato sui toni guida è quello utilizzato nella musica dei Caraibi, tumbao, i diversi controcanto e anche accompagnamenti nelle diverse chacha o salsa che esistono. Per esempio, una progressione con la minore, la settima, si, mi settima, la, la settima, sol minore, do settima, fa, sesta, poi di nuovo si, che è un si semidiminuito, mi, la, re, si, mi. Questa è la prima parte di un brano di João Donato, che è Amazonas, che ha avuto molta influenza di queste musiche, e si può condurre l'armonia attraverso i toni guida in questo modo. Genere di accompagnamento è pieno di riferimenti al cromatismo dei toni guida, no? E sto solo sulle terze e le settime. Provo a mettere anche i bassi.
oggi abbiamo visto come i toni guida possono ancorare la tua improvvisazione e abbiamo visto che alcune frasi jazz ce l'hanno come pilastro, no? L'entrata nell'accordo attraverso proprio i toni guida. Per farlo abbiamo visto che si può improvvisare anche in modo molto semplice utilizzando solo i toni guida o magari anche con qualcuno che suona con te o un play along, per esempio. Abbiamo anche visto come si può cominciare a approcciare l'improvvisazione attraverso dei piccole frasi usando solo i toni guida, magari con qualche avvicinamento cromatico, con qualche nota di approccio o cromatica o mista o anche diatonica. E poi alla fine possiamo utilizzare questa risorsa per l'accompagnamento di un tema in modo melodico, no? Come un controcanto, e anche l'utilizzo nei tumbao, diversi tumbao. Nel quarto video della serie parlerò di come aggiungere tensioni a questi toni guida per dare ancora più varietà e più risorse armoniche. Vale per l'accompagnamento e anche per l'improvvisazione. Per ora è tutto, grazie. Se ti piace il video non dimenticare di dare un like, se non sei iscritto al canale iscriviti, attiva le notificazioni che così riceverai tutti gli aggiornamenti e i caricamenti che faccio. Grazie, sono Paolo Zanovi, vamos lá!